Buonasera a tutti da Andreana di Radio Mirti e di Mirti Finance. È domenica sera, si trasmette da Milano ed è il 9 maggio 2021. Un applauso per voi che ci ascoltate e come sempre grazie per la fedeltà in questo ascolto. Stasera parliamo di stipendi, gioie e dolori. Stasera vado a braccio perché ho appena letto un articolo interessante, quindi è una puntata non preparata, molto spontanea. È un articolo che ho letto su Millionaire di questo mese e che tratta di questo dato costantemente mancante negli annunci di ricerca del personale. Ma è un dato mancante anche nei profili che i candidati inviano alle aziende. Trattasi dello stipendio, cioè il conquibus. Non lo so, in Italia c'è una strana pruderie, un imbarazzo a parlare di soldi, non ho mai capito il perché. Prendiamola dal punto di vista adesso delle aziende. Anch'io ho avuto un percorso come lavoratore dipendente, giustamente, ho fatto tutto un percorso in crescita e ho fatto tanti colloqui. Ho fatto tanti colloqui di livello, se vogliamo, no? Agli inizi di medio livello, fino a che ho potuto anche affrontare dei colloqui per posizioni dirigenziali. E dentro tutto devo dire che la cosa è abbastanza ridicola e imbarazzante, neanche che uno lavorasse per la gloria, no? Perché è imbarazzante? Tra parentesi, non riesco a capirne il motivo. Un'azienda decide di far ricoprire a una persona un determinato ruolo, saprà pur bene quanto in quell'azienda quel ruolo vale per lei. Lo stipendio non è un concetto fisso applicabile in tutte le condizioni aziendali, in tutti i tipi di aziende, evidentemente. Quindi ogni azienda sa cosa può permettersi per retribuire quella posizione, che lo dicesse, perché altrimenti si perde un sacco di tempo, no? Chiamano le persone, danno una descrizione più o meno, premesso un titolo che dovrebbe dire qual è la posizione, poi c'è una descrizione più o meno approfondita di quelle che sono le caratteristiche del candidato, diciamo le preferite, e quali sono i compiti che questo candidato deve svolgere in azienda, no? A parte che vedo un sacco di posizioni descritte in inglese, secondo me anche abbastanza contorte. Non parlo di nuove professionalità, parlo proprio di una cattiva traduzione in inglese della posizione del candidato, no? E quindi spesso si creano anche delle incomprensioni oppure delle aspettative sbagliate, no? Così come tante volte c'è anche una cattiva interpretazione del ruolo, soprattutto nelle aziende piccole. Ma parliamo di aziende un po' strutturate. Tu spesso vieni chiamato da un headhunter, anche questa è una realtà cambiata nel tempo, non so se migliorata, direi forse di no. E ti racconta di questa fantomatica azienda che spesso non si palesa, no? Si trincera dietro l'agenzia di selezione e comincia a raccontarti un po' di storie. Ti chiede chi sei, cosa fai, da dove arrivi, cosa vorresti fare da grande, ma non parla di soldi. Allora, il punto è che a maggior ragione più sale il livello, più il tempo veramente da perdere non ce l'ha nessuno. È inutile che tu poi alla fine di 3-4 colloqui vieni portato in azienda e scopri che l'offerta che ti fanno è lontana mille miglia dalle tue aspettative o addirittura rispetto al tuo livello attuale. E così avete perso il tempo in due. Candidato e tutta la trafila di persone che si sono poste dal primo incontro all'ultimo.
Ma è anche importante, cioè, forse c'è una cattiva interpretazione del denaro come se fosse qualcosa di sporco, come se uno dicesse, vabbè, io vengo nella tua posizione, però io voglio 100.000 euro netti l'anno. Ah, lavora per i soldi. E perché cazzo devo lavorare, scusate? Io lavoro perché mi diverto e lavoro perché mi realizzo, ma l'unica unità di misura che può essere utile per commisurare appunto il mio lavoro è il denaro. Poi col denaro io ci faccio tutto quello che voglio. Quindi attraverso questo denaro gratifico la mia persona attraverso una serie di cose, dai beni di prima necessità allo sfizio che mi posso permettere, no? È come la storia dei benefit. Sì, i benefit fino a un certo punto. Ah, le diamo l'auto aziendale. E te credo, mi fai andare in giro dalla mattina alla sera, vorrei ben vedere che non mi dai l'auto aziendale. Ti do il computer. E non so, se vuoi mettermi lì con la pergamena, la penna d'oca e l'inchiostro di china, parliamone, forse non è lo strumento giusto. Anche lì c'è una cattiva distinzione tra il benefit che veramente viene dato alla persona e il benefit che invece in realtà è un mero strumento di lavoro e che ti è dovuto. Ti è dovuto, ma non perché ti è dovuto, perché sennò non puoi svolgere bene la tua professione. Ma no, c'è gente ancora molto contenta che dice: pensa che bello, mi hanno dato anche il computer. Bravo cretino, serve per lavorare. Anzi, il computer dell'azienda non dovresti neanche usarlo per faccende personali. Poi dopo, vabbè, poi ci fanno giocare i figli, va tutto a puttana, ma per fortuna c'è sempre l'azienda che paga per sistemare il computer. È come se ti dicessero: ah, pensa, mi mandano in trasferta e mi pagano pure il viaggio. E vorrei ben vedere, no? Quindi bisogna fare anche una certa distinzione. Quindi non si parla mai di soldi. Tanto se te li meriti o no, quei soldi lì, lo capisci soltanto quando verrai, se verrai selezionato, verrai introdotto nell'organizzazione, superati i famosi mesi in cui devi orientarti per capire dove sei. Darai i tuoi risultati, raggiungerai i tuoi obiettivi, no? Peraltro, affrontare correttamente in maniera un po' calvinista, come giusto che sia, la propria posizione in azienda dal punto di vista di retribuzione, comporta poi imparare anche a pianificare la propria carriera, diventare propositivi. Non aspettare che poi ti arrivi la promozione dal cielo perché quel giorno c'era un allineamento astrale. No, perché l'hai pianificata con chi di dovere e con chi può decidere. Quindi anche se volete sfidando l'azienda verso obiettivi nuovi, particolari, che tu pensi di poter raggiungere. Bisogna imparare a quantificare il bene che si fa all'azienda. Quindi è un po' come quando vendete un prodotto. Quante volte ripeto alla noia, di prodotti belli, buoni, di qualità ce n'è pieno il mondo. Quindi quando state vendendo la vostra persona, ovvero la vostra professionalità, è inutile continuare a dire sì, sono bravo, sono bello e buono e simpatico. No, io alla tua azienda ho dato questo, io sono entrato, c'era questa situazione, ecco, oggi grazie al mio lavoro io sono arrivato a portarti a quest'altra situazione e cerca di quantificare dal punto di vista monetario il tuo operato. Così come quando vorrai sfidare l'azienda in un nuovo obiettivo, magari presentando un piano che sia chiaro, fattibile, che sia collocabile in quell'organizzazione, tu dici: bene, signore, io sono disposto a farvi questa proposta. Questo è il mio, oggi io prendo 100. Bene, io se arrivo a questo obiettivo, che è quantificabile a X, pari a un miglioramento dell'Y per 100, pari a bla 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 bla, ecco, voi mi darete o un bonus, un premio pari a. Cioè, capite che diventate manager di voi stessi. Il dato dello stipendio manca anche spesso nel profilo che i candidati inviano. Qui bisogna però aprire dare il via a una classificazione, un'osservazione più sfaccettata. Mentre l'azienda sa dove sta di casa e quindi sa quanto è disposta a investire in quella risorsa umana specifica, quindi il dato è unitario. Quando si parla invece, si vede dalla prospettiva del candidato, il candidato scrive a diverse aziende e quindi ciascuna di loro potrebbe essere
differente per capacità di sostenimento di questa richiesta. È inutile che se vai ti propone un'azienda da 5 milioni di fatturato, gliene chiedi 200 lordi perché tu faccia il manager, ma non ti può prendere, anzi preoccupati se ti accetta perché è l'offerta, perché evidentemente c'è qualcosa che non va, è una storia che dura poco. Così come quando tu ti poni per un certo ruolo in un'azienda invece grossa, articolata, potente finanziariamente e la tua richiesta non è allineata con i loro stipendi e magari è troppo bassa e dicono questo qua costa poco perché vale poco. Poi magari ti pigliano, però parti veramente svantaggiato, no? Se non sai vendere te stesso, difficilmente vendi l'azienda, se non sai fare i tuoi interessi, difficilmente sai fare quelli dell'azienda. Quando invece entri in una realtà che sta crescendo e veramente il potenziale c'è, non a parole, allora puoi anche fare un accordo che preveda l'allineamento dell'azienda verso le tue aspettative, un allineamento graduale, no? Fatto anche qui per obiettivi, o comunque far capire, attenzione, io valgo 100. Non ti sto facendo la beneficenza, ma io sono convinto che se mi permetti di operare all'interno della tua organizzazione, magari oggi chiudiamo un occhio, porto a casa 50, però dobbiamo arrivare in 3 anni a poter essere allineati tra ruolo che rivesto e aspettativa finanziaria. Anzi, è uno stimolo anche per l'azienda, però fa capire che tu sei consapevole del tuo valore, sei consapevole della forza dell'azienda in cui entri, quindi significa che non ti poni alla stessa maniera ovunque tu stia andando. E una delle cose più ridicole è quando i selezionatori ti chiedono l'ultima busta paga. Ma come mi girano le palle quando sento sta storia e vedo questi spaventati che corrono la volta dopo a portargliela. Il primo giorno di lavoro di solito gli portano. Oppure anche l'ultimo colloquio, gli portano la busta paga. Ma perché? Ma saranno cazzi tuoi cosa hai guadagnato fino al giorno prima? Ma come si permettono di chiederti una roba del genere? Ah, ma perché? Così vediamo il posizionamento IMSS. Ma datela a contare ste balle a qualcun altro. Perché vogliono vedere quanto guadagni? Magari riescono a portarti via per un piccolo incremento su quello che portavi a casa tu, vanno a vedere il livello. No, signori, quello che è stato, quello che ho guadagnato fino ad oggi saranno benemeriti affari miei. Io oggi per questo lavoro, ditemi quanto mi date, quali sono le condizioni, in quale inquadramento mi mettete. Mi può star bene, può non starmi bene, si può scendere a una negoziazione, ma quello che ho fatto fino al giorno prima sono affari miei. Quindi bisogna imparare senza essere né prepotenti né sgarbati, ma bisogna essere determinati. Punto, non ci sono alternative, altrimenti gioco forza sarà sempre non solo tutto il percorso di assunzione, il gioco forza sarà dalla parte dell'azienda e tu comincerai a mettere il semino dell'ennesima pianta di frustrazione, che peraltro è un'insalata molto amara da mangiare. Ma soprattutto non saprai costruire il tuo percorso professionale. Se poi ti sganci da una posizione di lavoratore a busta paga e passi a lavoratore libero professionista, che non significa che sei solo come un cane, a parte che i cani non sono soli, però si dice così. Tu puoi essere benissimo un portatore di partita IVA e lavorare all'interno di una grossa organizzazione, certo che lo fai in maniera diversa. E capisci che se non hai saputo costruire prima, figuriamoci dopo, dove veramente ogni errore di questo tipo lo paghi, perché a quel punto l'azienda è un tuo cliente. Tu non puoi andare travestito da finto libero professionista. Scusate il raspino come al solito e non ho ancora smesso di fumare. No. Tu sei un'azienda e quello è il tuo cliente. Spesso nel passaggio da lavoratore a busta paga a lavoratore professionista con una partita IVA, che poi può anche crescere e avere una sua specifica organizzazione, però il passaggio proprio quello che io lo chiamavo il salto della quaglia, no?
Ecco, lì si fa spesso l'errore. Gli errori li vedo anche nel non capire che tu sei un'azienda. Quindi magari il primo incarico, magari su un tempo medio-lungo, so, 6 mesi, 1 anno, uno mensilizzano la parcella. Come se, esattamente la mentalità del dipendente che mensilmente riceve una quota, ed è sbagliatissimo, e vi ho già spiegato perché. Anzi, lo ribadiamo, perché comunque se vai in conflitto col cliente, tu hai ricevuto solo parzialmente la remunerazione del valore che tu dai a questo cliente, che spesso si concentra nei primi mesi, quindi quei mesi in cui tu fai analisi, raccolta dati, analisi e tutta una serie di considerazioni, quindi dai una serie di spunti e osservazioni all'azienda che magari poi sono la base dalla quale tu estrapoli un programma, ma poi in realtà sono una miriade di spunti e riflessioni che all'azienda servono magari in futuro, quindi li devono pagare subito. Poi si può anche rateizzare. Invece se tu te li fai pagare mensilmente, se vai in conflitto col cliente, ciao, è finita lì. Secondo, sei un'azienda, quindi devi frazionare il rischio, quindi tu non puoi dare il 100% del tuo tempo a un cliente solo. Cioè, o ti paga l'ira di Dio o tu devi frazionare il rischio. Perché? Perché se questo ti molla o tu decidi che non è una cosa per te, stai ricominciando da zero. Non hai la cassa integrazione, non hai la mobilità, non hai la liquidazione. Ecco, qui io vedo delle storture mostruose. Spesso questi errori li fanno persone che non, in cuor loro non sono diventati veramente degli indipendenti. E quando erano i dipendenti non trattavano correttamente la propria posizione aziendale. Quindi questo è un argomento che mi sta molto a cuore. Ripeto, trovo una reticenza nel parlare di denaro, nel parlare del proprio stipendio. Ah, quando poi vedono solo lo stipendio netto. No, è un errore anche quello. Vabbè, una busta paga in Italia per capirla ci vuole una laurea in astrofisica nucleare. Ma se tu non hai la consapevolezza del tuo lordo, non capisci veramente all'azienda quanto costi. Non puoi capire se questa azienda vive il tuo lordo come un peso, come invece al contrario un investimento, anche se loro lo chiamano costo, un investimento sostenibile. Confronta sempre, per esempio, il tuo potenziale costo lordo annuale rispetto ai valori dell'azienda, fatturati, risultati di esercizio. Confrontali col mercato in cui quell'azienda si trova, perché significa andare anche molto consapevoli, molto più consapevoli, a un colloquio. No, vi dà dei punti, capite subito se quella è una storia per voi oppure no. Spesso sento gente che si scandalizza perché insomma sono arrivati e non sono venuti, non so, al colloquio, mi hanno chiesto subito quanto li paghiamo. Ah, mai fare una cosa del genere, ma come si sono permessi? Perché vengo a lavorare per la gloria, mica capito io. Quindi c'è una specie di provincialismo intorno all'argomento del denaro. Sicuramente l'Italia è afflitta da rinco cattolici, che il denaro è lo sterco, come lo chiamano, lo sterco del diavolo, a meno che poi offriate il vostro denaro nelle casse dello Yor. Vabbè, questa è la mia polemica personale. Però ha influenzato molto il comportamento della gente, no? L'ha influenzato in maniera non equilibrata. Bisogna essere pragmatici e sereni, quindi fare in modo di non perdere tempo voi, non farlo perdere e capire con chi avete a che fare. Personalmente credo di aver fatto un buon percorso sia in azienda, con gli occhi di oggi mi guardo indietro, avrei potuto ottenere di più. Ho compensato con una grande esperienza, poi non stavo male, però insomma potevo fare di meglio, ho compensato immediatamente in qualità di libera professionista. Un'ultima cosa relativa che mi piacerebbe dire, relativa poi alla selezione del personale, noto eccessivi automatismi e c'è questa necessità di incastrare il profilo di una persona in spazi, come dire,
in queste sorte di precompilati. E da lì scartano tutte quelle persone eclettiche con formazioni fuori dal consueto. Cioè si va trattano un po' la gente in maniera massiva, no? Per fasce di età, per anche luoghi comuni. Io dico, capisco che c'è la tentazione, no? Di poter avere più dati possibili, più profili possibili. Caspita, oggi con internet, i computer, i database, pensa, perché? Perché io agenzia più ne ho ed è più facile che io possa trovare il profilo ideale per i miei clienti. I clienti ovviamente ambiscono a trovare il miglior profilo che meglio corrisponde alle loro aspettative. D'altra parte è un po' come quando ci si fidanza, si spera sempre che la cosa abbia un incastro. In realtà non hanno capito che così facendo fanno peggio, perché vogliono gestire tanti dati, sono costretti a massificarli e classificarli in maniera grossolana. Danno in pasto a questi logaritmi del cazzo le selezioni di anime che sono comunque per loro natura molto molto sfaccettate, poliedriche, no? E poi oltretutto una persona non è mai statica, no? È in costante cambiamento, quindi magari è una fotografia che poi non corrisponde al vero, no? Per mille motivi, poi ci sono persone molto più esperte di me che possono darvi una spiegazione anche psicologica del come uno si pone in colloquio o di come uno scrive un proprio curriculum vitae, che poi non è mai una scrittura sempre così consapevole, e anche ai colloqui poi si capisce se uno blefa oppure no. Però il fatto è che, senza perdere il filo del discorso, se si accontentassero di avere un numero di profili nel proprio database più contenuto, più umano, presterebbero maggiore attenzione e tirerebbero fuori il meglio. Quindi farebbero meglio il loro lavoro, non farebbero perdere tempo ai candidati, a loro stessi e ai loro clienti. Il mio invito, se qualcuno ci ascolta e fa questo mestiere, è proprio quello. Pochi profili, fregatevene dei database, ma quei pochi profili che siano ben chiari, trattati non come numeri, ma trattati come persone. Dite subito qual è l'investimento che l'azienda è pronta a mettere sul piatto per avere quella figura, e vedrete che un sacco di gente non viene, non verrà, soprattutto quando la proposta non è consona alla preparazione di questa persona. Al contrario, dico, scrivete un curriculum. Io personalmente eviterei come la peste questi formulari del curriculum europeo, se lo facessero loro con le caselline e le barrette. Tanto ho visto tante quelle minchiate in questi profili incastrati in questo che voi non avete un'idea. E scrivete una bella lettera e raccontate chi siete e dove volete andare. Se avete un curriculum lungo, perché non avete più 20 anni, non fate le 18 pagine con tutti i passaggi dall'età dei 20 anni ai giorni nostri. Prendete i punti salienti e in quell'azienda, di ogni azienda, dite cosa avete fatto in modo sintetico e se avete portato valore aggiunto, qual è stato. Mettete anche comunque l'altro nelle condizioni di non morire sul vostro curriculum vitae, no? Ecco. E cercate di far uscire la personalità. Se avete delle aspettative economiche, come tutti del resto, scrivetele. Se pensate che sia opportuno, scrivete anche trattabili per aziende magari di dimensioni piccole o medie. Ecco, però scrivetelo e vedrete che verrete chiamati con la maggiore probabilità per un'azienda consona per voi. E con questo ho ultimato la mia arringa. Auguro a tutti buona settimana. Per noi sarà una settimana molto impegnativa, ne siamo lieti, questo ci fa molto piacere. E niente, allora buona settimana e grazie per l'ascolto. Ciao ciao da Andreana di Radio Mirti. Ciao ciao.